Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento interessantissimo e molto particolare. Estrarremo il DNA da un organismo vivente. Prima di andare avanti però mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Adesso godiamoci l'esperimento tutti insieme e poi commentiamolo e vediamo cosa è accaduto. A dopo! Iniziamo subito prendendo mezzo bicchiere di acqua, che equivale più o meno a 100 ml. A questo punto dovremmo aggiungere 10 ml di sapone liquido per piatti. Però dovremmo fare attenzione a versarlo lentamente per evitare che si formi troppa schiuma. Una volta fatto questo, dovremo aggiungere 3 g di sale da cucina, che equivalgono più o meno a un cucchiaino da tè raso. A questo punto dovremo mescolare il tutto molto lentamente per evitare appunto che si formi schiuma, aspettando che si sciolga il sale e il sapone si diluisca per bene. Qui ovviamente ho velocizzato, però noi dovremmo andare piano. Adesso avremo ottenuto la nostra soluzione di lisi, mettiamola da parte. A questo punto prendiamo un recipiente e prendiamo anche la nostra frutta. Qui sono state utilizzate delle fragole, ma va bene qualunque tipo di frutto, infatti è possibile trovare questo esperimento fatto con le banane o con i kiwi. In questo caso sono stati scelti 100 g di fragole. Quel che è importante è sminuzzare il più possibile i frutti che sono stati scelti. Questo ovviamente serve per fare avvenire meglio i successivi passaggi. A questo punto dovremmo ridurre in bottiglia il frutto che abbiamo scelto. Qui è stata utilizzata una comune forchetta, ma è possibile utilizzare anche un mortaio o un frullatore. A questo punto dovremo aggiungere una parte della nostra soluzione di lisi. Mescoliamo delicatamente il tutto e lasciamo agire per circa un minuto. A questo punto prendiamo una provetta o un qualunque recipiente cilindrico e prendiamo anche un filtro, può essere un filtro da caffè o una cartina da filtro qualunque, e versiamo il nostro composto all'interno di questo filtro. Questo servirà per cercare di escludere le parti solide dalla nostra soluzione. Cerchiamo di ottenere più soluzione possibile, quindi mescoliamo il composto che abbiamo di sopra del filtro e aspettiamo un po'. A questo punto
dovremmo versare l'alcol molto lentamente. Questa è un'operazione importante perché dovremmo fare in modo che l'alcol e la soluzione di sotto non si mischino. Come potete vedere, si forma una superficie netta tra la soluzione contenente l'acqua e l'alcol. Già è possibile vedere sulla superficie, come indicato anche dalla freccetta, il DNA che inizia a spostarsi verso l'alcol. A questo punto possiamo agitare leggermente per favorire la precipitazione del DNA all'interno dell'acqua. Volendo, è possibile utilizzare una bacchetta di vetro, come in questo caso, o uno stecchino di legno, uno stuzzicadenti, per prelevare una parte di questo agglomerato di DNA che si è formato ed osservarlo più da vicino. Se volete capire come è accaduto tutto ciò, continuate a guardare il video. Molto affascinante, vero? Dobbiamo però considerare che ciò che abbiamo osservato al termine dell'esperimento non è DNA puro. Ma all'interno di questa massa che osserviamo ci sono anche gli stoni, perché non siamo riusciti a separarli e a digerirli. Per ottenere ciò avremmo dovuto aggiungere degli enzimi che digeriscono le proteine, enzimi che in casa possiamo trovare nel succo d'ananas, la bromelina nello specifico. E oltre questo dobbiamo considerare il fatto che non abbiamo ottenuto un singolo filamento, non abbiamo osservato questo, ma abbiamo osservato una massa di tanti filamenti di DNA avvicinati tra loro e uniti insieme all'acqua a formare un gel. Detto questo, andiamo però ad esaminare come siamo arrivati ad ottenere questo. In primo luogo, noi abbiamo frullato e spezzettato le fragole e questo ci ha consentito di allontanare le cellule tra loro in modo da rendere più efficace il resto dei procedimenti dell'esperimento. Questo perché grossolanamente, essendo state allontanate tra loro le cellule, tutti i singoli reagenti possono agire sulle singole cellule in maniera più efficace. Dopo di questo abbiamo inserito la soluzione di lisi, oppure di separazione, come si vuole chiamare. Questa soluzione contiene al suo interno il detersivo per piatti del sapone e il sale da cucina. Il detersivo per piatti ha la funzione di sciogliere le membrane cellulari.
E va considerato che le membrane cellulari sono le membrane che contengono tutto il materiale cellulare al suo interno, al loro interno, e quindi anche il DNA. E inoltre anche il DNA stesso è contenuto in una membrana cellulare che è detta membrana nucleare. Quindi utilizzando il detersivo noi riusciamo a sciogliere queste membrane perché sono costituite per la maggior parte da lipidi. Infatti le membrane sono costituite da un bilayer fosfolipidico, ovvero un doppio strato fosfolipidico. Quindi sciolte le membrane cellulari, noi abbiamo il DNA che viene riversato nella nostra soluzione. Quindi si discioglie e noi abbiamo i filamenti disciolti, così solubilizzati nella soluzione. Ora noi come facciamo a renderli visibili? Avendo aggiunto il sale da cucina, noi riusciamo a favorire un altro processo, ovvero noi dobbiamo considerare che il DNA è costituito da... il DNA ha una carica prevalentemente negativa. Quindi inserendo il sale da cucina, che si divide una volta in soluzione in ioni sodio e ioni cloro, poiché il sale da cucina che usiamo più comunemente è il cloruro di sodio, otteniamo degli ioni positivi, che sono gli ioni sodio, e degli ioni negativi, che sono gli ioni cloro. Gli ioni positivi, ovvero gli ioni sodio, si legano alle cariche negative del DNA, neutralizzandole. Quindi i singoli filamenti di DNA che hanno la stessa carica non si respingeranno più tra loro, ma essendo stati neutralizzati riusciranno ad avvicinarsi tra loro più facilmente. Ed essendo molecole molto grandi, riescono anche, essendo anche idrofile, a avvicinarsi tra loro e a contenere anche dell'acqua, spiegato in maniera molto semplice. Facendo così loro formano il gel che noi osserviamo poi all'interno della soluzione che abbiamo creato. Però questo rimane all'interno del nostro miscuglio. Ma quando noi come facciamo noi però a separarlo dal resto della soluzione? Aggiungendo l'alcol, che è a temperatura più bassa rispetto a quello del resto della soluzione, noi otteniamo due effetti. Innanzitutto, il fatto che l'alcol e l'acqua abbiano densità diverse, e versandolo lentamente, diciamo, otteniamo che ci sia una linea di separazione abbastanza netta tra l'acqua e l'alcol. E questo fa sì che il DNA, che è solubile all'interno della soluzione, quindi è solubile in acqua ma non è solubile in alcol, si avvicini verso l'alcol e tenda a depositarsi, diciamo così, all'interno della porzione di provetta in cui c'è l'alcol, e quindi si renderà visibile e abbastanza ben agglomerato perché contiene l'acqua al suo interno e si avvicinano tutti i filamenti per i motivi che abbiamo detto prima. Quindi noi riusciremo ad osservarlo e, agitando leggermente la nostra provetta, riusciamo a far sì che tutti questi filamenti si avvicinino e si spostino verso la porzione con l'alcol. Tutte le bollicine che noi osserviamo all'interno di questa masserella di DNA che abbiamo ottenuto sono dei gas che noi intrappoliamo all'interno di questa massa, perché i gas hanno delle differenti solubilità in base alle temperature, e avendo messo dell'alcol freddo su una soluzione più calda noi intrappoliamo dei gas che cambiano il loro stato, passano da liquidi a gassosi e quindi si intrappolano all'interno di questa soluzione. Una volta fatto questo, noi possiamo con uno stecchino andare a togliere da questa porzione dell'alcol la masserella di DNA per osservarla, come abbiamo anche visto nell'esperimento nel video. Poi, giusto per curiosità, io ho preso un microscopio che comunque è più un giocattolo che uno strumento professionale, e ho osservato questa masserella lì al microscopio. Ovviamente, come potete vedere, non si riesce a distinguere il DNA, si vedono sì dei filamenti, ma sono comunque degli agglomerati di tantissimi filamenti.
E questo perché il DNA ha delle dimensioni molto piccole. Si parla della scala dei nanometri, mentre noi col microscopio ottico riusciamo a vedere solamente fino ai micrometri. E quindi sarebbe un po' come tentare di vedere delle cellule a occhio nudo, perché c'è una differenza di 1000 volte la capacità risolutiva, quindi la possibilità di vedere quella porzione di cellula o quell'oggetto. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate se avete delle curiosità o delle domande o dei suggerimenti per il canale, delle richieste particolari e continuate a seguirci. In fondo in descrizione troverete il link dei nostri social per continuare a seguirci e tantissimi altri suggerimenti. E qui ho messo in sovraimpressione la foto della provetta dopo poche ore e dopo qualche giorno, in modo da poter vedere le differenze anche che si possono osservare macroscopicamente. E detto questo, in ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!